Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Ci stiamo dirigendo al palazzo di Re Darius. Ok. Direi che siamo pronti. Attenzione! Che c'è? Occhio, occhio! Bastardo. In questa zona mi sembra che non c'è niente di particolare. Aia. Vieni qua. Aspettate. Forse è meglio curarsi, Sargon. Porca puttana. Allora, vai su. Fai fuori questi cazzo di arcieri. Vabbè. Cioè, ma veramente abbiamo usato tre ampollette così dal niente. Beh, stiamo andando giusti. La via è questa. È solo questa. Ci stiamo avvicinando alla fine, ragazzi, sì. Beh, se mi date anche un alberello, forse... Ah, un teletrasporto, ottimo. Fa sempre comodo, ma soprattutto l'alberello così ci ripigliamo un attimo. Varam, mio padre ti ha dato la chiave del palazzo. Allora puoi entrare nella sala della divinazione. Pronto ad affrontare il me futuro che ha perso il controllo. Hai visto la tua versione futura? So che è lì. Non voglio diventare come lui. Sargon, siamo ancora amici, no? Deve esserci un modo per salvarlo. Troverò un modo. Non ho abbandonato te e non abbandonerò lui. Attenzione, l'operazione non può essere annullata. Vuoi procedere? Sì. Ho perso troppo per
trust the Smog again. I can't believe in such a cruel god anymore. Part of the Smog. With our powers combined as one, imagine all the good we could do for humankind. Garen, no human is meant to wield such power. No mere mortal. I am the first immortal. Sargon, you must understand. The Simorgh's powers showed me the future. I saw our kingdom engulfed in flames. Our people suffering for nothing. Persia vanishing. Corrupted from within. We can stop it, Sargon. We can build a world free of deceit, lies, human weaknesses. Help me save Persia. Give me your powers. È fissato, ragazzi. Vuole il potere di Sargon, punto e basta. No, no. Mi dispiace, caro. Time and space. I am creation. And I will create a new, perfect empire. Baron! Baron, no! You should have joined me instead, Sargon. Destroyed everything. Mount Carve, Persepolis. There is nothing left. No immortals. No one. Only the void remains. Mighty Simorgh, you were the one gifting me life time and time again. Why did you choose me rather than the others? I'm not sure I understand. They are always with me. I can't defeat them. What if it's too late? I don't exist anymore. I couldn't stop Varan. Still save him. Non è ancora finita, ragazzi. Per un momento ho temuto il peggio.
No, no. Ma che figo però. È veramente figo, ragazzi. Non abbiamo la mappa, ovviamente. Varam, tempo e spazio. Varam, you are mistaken. The world you have in mind cannot exist. I am the one and only, the creator. A new world is not up for debate. It manifests itself for all. A sto giro però, Varam, spacco il culo, O magari è lui che lo spacca a noi, non lo so, questo è tutto da vedere. Però al momento gli stiamo già facendo parecchi danni. Cazzo! Ho capito, quindi bastardo. Non è giusto però, cazzo, mi sembrava troppo semplice. Sì, vabbè. Sì, vabbè, non l'abbiamo ancora sfiorato. Che cazzo sta succedendo? Ah, li dovevo parare. No, non ce la faremo mai. Vai. Perché cazzo non l'hai fatto? Come on.
Vaffanculo, Sargon. Ripartiamo dall'inizio. Giustamente. Però ragazzi, cos'è il sleale, dai, che palle. Guardate. No! È troppo veloce. Ah, fa niente. Non ho cure. Dai che gli manca un colpetto. Ma va tre step, ragazzi. Se ha un altro step è la fine. No, non ce la faremo mai, dai, che cazzo. You are resisting the inevitable. No, this is my path. This is the only way. Ma quando mai? Ma quando mai, dai? Però piglialo, dove cazzo stai attaccando? Niente. E niente. Sempre troppo presto.
Dai, curati subito. Merda. Niente. Cioè, ci ha pigliato 3 volte. Ciao. Gesù santissimo. Ah, cazzo. Ma vaffanculo. Non ce ne va bene una oggi, eh. Questo non so proprio come evitare. Ma che cazzo. Attenzione! Stronzo! No! Va bene, va bene, va bene. Non va bene. Potevamo... No, ragazzi. È andato. Dimmi che ce l'abbiamo fatta. Sì, ma ogni volta fa così, porca troia. No, non ci posso credere. Ma vi giuro che non è possibile. È
Dai, almeno una volta. Sì. Sbaglio, siamo più resistenti, però. Non ci sta facendo molti danni, eh. Considerando che ci sta prendendo tantissimo. Learn to serve my will is clear. True warrior needs no weapons. Your action is that matter. Then I wish to be where we mortals are friends again. E che cazzo? You were right, Sargon. The Smaug's powers were never ours. It is the end. Amico mio, mi hai fatto sudare. Here is Prince Hassan. The immortals have succeeded. What's going on? History will remember you. May our paths cross again. Your Majesty. Not anymore. Sargon. You brought back the Simorgh, a triumph worthy of a king. I need no praise. My blades served the crown, but in Mount Carth, they were bloodied with the truth.
Menelaus, Rajin, Anahita, Varum. All dead now. A small price to pay to secure my bloodline. Che stronza. Non gliene frega proprio niente, ragazzi. King Darius was murdered. I'll let you confess that story. Sargon? Bella mia, sappiamo tutto. Sargon! Non è molto contento, Sargon. È stata una vittoria, ma un po' amara. Ma il vecchio! Cioè, ma ci ha sempre seguito, ragazzi. E qui finisce la nostra avventura in Prince of Persia The Lost Crown. Mi è piaciuto veramente, veramente tanto, ragazzi. Era da Immortal Phoenix Rising che non giocavo un gioco così bello della Ubisoft. I miei complimenti, perché hanno, diciamo, riportato il genere di Prince of Persia in un modo un po' particolare, come siamo stati abituati con i Prince of Persia passati. Devo ammettere che all'inizio non ero molto convinto di questo stile che avevano deciso di scegliere, eccetera, però mi è piaciuto moltissimo anche il reparto tecnico, il reparto grafico, molto bello, un gameplay estremamente scorrevole, rapido, con ambientazioni sempre fighe. Poi la mappa è immensa, non l'abbiamo esplorata tutta al 100%, qualche pertugino ce lo siamo lasciati, ragazzi, perché diciamoci la verità, in alcune zone raccogliere le monete, qualche cristallino o aprire qualche scrigno, ragazzi, era veramente una rottura di palle. In certi momenti mi saliva talmente tanto il nervoso che volevo chiudere il gioco e non riaprirlo più, e quindi preferivo lasciar perdere, anche perché, come avete potuto vedere voi stesso, non era proprio necessario raccogliere tutte quelle monete, anche perché tantissime non le abbiamo neanche spese. Ma al di là di questo, mi sono piaciute molto le abilità, i poteri, tutto. Mi è piaciuto praticamente tutto, ragazzi. In certi punti sì, parecchio snervante, ma è stato giusto così alla fine. La difficoltà si poteva regolare a nostro piacimento, quindi potevamo anche abbassare la difficoltà oppure i danni inflitti ai nemici o quelli che subivamo, eccetera. Quindi un bel lavoro, ragazzi. Hey, Sargon. Don't worry. I'll take good care of Varum. Grazie per aver giocato. Puoi caricare il salvataggio per continuare a esplorare il Monte Kaff e svelare i misteri rimasti. Beh sì, come già detto, non è che abbiamo esplorato tutto al 100%. Guardiamo un attimo. L'abbiamo completato all'81% e ci ho impiegato 32 ore, quasi 32 ore. Beh, non male, ragazzi, non male.
quindi possiamo ritenerci soddisfatti. Alcuni personaggi, a dire la verità, erano un po' sopra le righe, però mi sono piaciuti comunque tutti. E le boss fight bellissime. Le boss fight, ragazzi, erano tutte molto belle e spettacolari. Quindi niente, ripeto, mi ha fatto davvero piacere vivere questa avventura. Spero che Ubisoft faccia più giochi di questo genere e che non si fissi sempre con il solito Far Cry, con il solito Assassin's Creed, che purtroppo un po' sono andati a perdersi, ecco, con questi giochi. E un po' mi dispiace, perché io amo tantissimo Far Cry e anche Assassin's Creed, ragazzi, però gli ultimi non mi hanno fatto impazzire. L'ultimo Assassin's Creed non l'ho ancora giocato, però ho preferito aspettare Prince of Persia piuttosto che Assassin's Creed. Poi magari, quando scenderà di prezzo, ragazzi, lo acquisterò e mi giocherò Assassin's Creed. Ora non ricordo il titolo, ragazzi. Comunque l'ultimo Assassin's Creed, quello uscito a settembre, ottobre, ora non ricordo bene quando è uscito, l'anno scorso comunque. Niente, questo è quello che avevo da dire. In realtà avrei tante altre cose da dire, ragazzi, ma direi che può bastare così. Quindi voi, come sempre, fatemi sapere la vostra, lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale, sempre, se vi fa piacere. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.